Bene, tanto benvenuti, benvenuti tutti alla Maggio Ingegnere Costruction. Mai abbiamo questi termini un po' angloamericani e insomma le nuove generazioni ci portano anche a questi cambiamenti, no? Per cui noi oggi siamo un'azienda che quest'anno festeggia il nostro ventennale. L'azienda, la società è stata fondata dal sottoscritto e da mia moglie ancora 20 anni fa, anche se in realtà io avevo già un bagaglio di esperienza importante nel settore, per cui avevo fatto il mio percorso professionale in aziende che nel settore delle strutture metalliche di carpenteria medio pesanti sono delle aziende molto importanti tipo Cimolai e tipo BIT, e nel settore invece delle facciate e dei serramenti sono aziende che avevano una certa importanza nel mercato. Per cui una volta che avevo acquisito tutte queste capacità, tutta questa professionalità, ho deciso di avviare questo percorso imprenditoriale e di creare la mia azienda, la nostra azienda, insomma la Maggio Costruzioni, che si è inserita in un mercato e abbiamo fatto una scelta ben precisa dal primo giorno che l'azienda è stata fondata. Per cui il mettersi nel mercato e il mettere nel mercato un prodotto che fosse un prodotto di qualità, non un prodotto banale che potesse servire all'edilizia in genere, ma un prodotto che avesse determinate caratteristiche e determinati requisiti. Per cui abbiamo fatto una scelta coraggiosa sotto tutti i punti di vista, perché non è assolutamente un mercato semplice da affrontare, però insomma alla fine ci ha gratificato, ci ha dato dei risultati molto importanti. Bene, prima di iniziare a parlarvi della Maggio Costruzioni, vorrei innanzitutto ringraziare tutte le persone presenti, grazie a tutti, insomma sono una serie di persone con cui io ho collaborato, ho fatto delle opere importanti anche a livello nazionale, per cui grazie di essere qui. Ringrazio gli illustri relatori che oggi sono qui e che ci parleranno di un argomento molto molto importante, che è l'argomento sulla sostenibilità. Per cui ringrazio l'Anschner, che poi dopo ci illustrerà, ci racconterà un po' qualche concetto importante su questa tematica. Ringrazio il dottor Varel, l'avvocato Varel, anche lui l'illustre relatore, l'architetto Danilo Gerotto, il professor Dall'Orto con la sua scolaresca che da sembra 2 anni sta seguendo questo percorso importante sulla sostenibilità. E i ragazzi oggi hanno un'opportunità importante, che è quella di ascoltare questi illustri relatori, insomma, che vi potranno dare un po' di conoscenza in più su questo concetto e su questo argomento molto molto importante. Grazie all'amministrazione che oggi è qui presente, il sindaco non può essere presente perché insomma si è sentita male stanotte, e per cui porta i suoi saluti, magari poi dopo l'assessore porterà i suoi saluti. Io oggi però non sono qui a parlare di sostenibilità, lo lascio fare a loro, quando sono molto più bravi di me. Io oggi sono qui per parlarvi della nostra azienda, la Maggio Costruzioni, cioè che cosa ha fatto la nostra società, che cosa sta facendo e quali sono i suoi obiettivi. Abbiamo fatto un accenno molto veloce prima, no? Vi ruberò comunque 10 minuti perché non voglio divulgarmi un po' troppo. Abbiamo fatto un accenno importante nel fatto di dirvi che l'azienda è divisa in 3 comparti importanti. Il primo comparto, che è quello, diciamo, il cuore pulsante, come si diceva prima, è quello dell'ingegnerizzazione, per cui della progettazione. Il fatto di realizzare all'interno di una struttura come questa, a ciclo produttivo, realizzare una struttura di progettazione che potesse dare determinate risposte, che potesse, attraverso tutto quello che è la sua ricerca e sviluppo che inserisce e innesta all'interno di questo contesto, l'individuazione di tutti quei prodotti importanti che possono essere inseriti nel contesto, diciamo, poi dopo della realizzazione dell'ingombro. Per cui andare a studiare, ingegnerizzare le strutture a livello di strutture metalliche che abbiano determinate caratteristiche a livello sismico, il comportamento del vento, a livello invece per quanto riguarda le facciate, i serramenti, tutte quelle strutture che possano dare delle performance e dei benefici molto molto importanti. Tutti quei benefici che adesso sono riconducibili al concetto sostenibilità, cosa e scelta che noi abbiamo fatto fin dall'inizio. Per cui insomma abbiamo innescato questo processo di progettazione e di ingegnerizzazione molto molto importante, al quale abbiamo dato il giusto peso all'interno, e vediamo che alla fine
questo tipo di scelta ci ha permesso di avvicinarci anche a lavori di cui poi dopo vi illustrerò. Questo processo innesca un altro meccanismo. Una volta diciamo messo insieme tutte le parti, per cui l'ingegnerizzazione, per cui la produzione, manca solamente la certificazione del processo, per cui dei prodotti che io vado a realizzare. Anche qui sempre le certificazioni seguono tutti i due processi produttivi, per cui quelli delle strutture metalliche e quelli delle facciate di serramenti, per cui la certificazione per quanto riguarda le strutture metalliche sulla ISO 9000, per quanto riguarda la 3834 sul mondo della saldatura, per cui tutti i saldatori con la loro certificazione, con la loro qualifica, i controllori del processo di saldatura, per cui la verifica all'interno, non più all'esterno, a poter controllare il processo di produzione. Marcatura CE del prodotto fino all'esecuzione della classifica EX-C3 che permette di realizzare tutti quegli edifici che sono assoggettati all'azione del sisma. Sul mondo della serramentistica, anche qui abbiamo tutte le certificazioni per quanto riguarda il discorso delle facciate, dei serramenti, delle vie di fuga, per cui le certificazioni di tutte quelle porte che sono presentate a via di fuga, degli evacuatori di fumo calore e, come dicevo prima, mentre abbiamo fatto il giro in produzione, prima azienda in Italia e ancora per il momento unica ad avere la certificazione sulla reazione al fuoco, per cui tutte quelle facciate, i serramenti all'esterno dell'edificio che sono soggettati a questo tipo di problematica reazione al fuoco. Con due prodotti leader, uno per quanto riguarda l'alluminio, per cui con la gamma Sciuco, e uno per quanto riguarda il prodotto in acciaio, per quanto riguarda la gamma Secco. Per cui diciamo che a 360 gradi l'azienda ha fatto un investimento sotto tutti i punti di vista per cercare di immettere nel mercato un prodotto che avesse tutte le certificazioni. Non per ultima, ovviamente, avendo realizzato poi dopo il prototipo che avete visitato stamattina e che dopo magari torneremo a visitare, quel processo che ci permetteva di avvicinarci a una certificazione per quanto riguarda la sostenibilità con il Green Building Housing in Italia. Ma questo magari lo farò affrontare a Matteo più avanti. Per cui, costruzione, come abbiamo accennato prima, realizzazione di strutture di carpenteria medio pesanti, opere abbastanza importanti. Io tante volte dico che non si direbbe molto dall'azienda, dalle dimensioni della produzione del sito produttivo che noi abbiamo, no? Però in realtà siamo riusciti a fare delle cose incredibili. Qui per esempio abbiamo l'esempio della realizzazione che abbiamo fatto per l'aeroporto di Palermo con il Borsellino. Tutte le prepasserelle che collegano l'aerostazione alle torri scala, dove poi ci sono i feeder che collegano per il carico dei passeggeri dell'aereo, prepasserelle che hanno una lunghezza di 60 metri, per cui realizzazione nel nostro sito produttivo, spedizione biennale, come si diceva prima, montaggio, preassemblaggio in cantiere e varo notturno, e praticamente nelle 4-5 ore che c'erano a disposizione per non interferire in tutte quelle che erano le attività aeroportuali. Vi faccio immaginare o immaginatevi un po' quella che deve essere la precisione di tutte queste operazioni, no? Perché poi dopo, una volta che stai facendo il varo, non puoi assolutamente permetterti il lusso che queste strutture non varano nella posizione corretta. Da qui abbiamo fatto un'altra opera importante che qui non è rappresentata con una slide, ma che è la fiera di Lodi, dove sono stati realizzati dei padiglioni della fiera che hanno una caratteristica molto molto importante. Sono gli unici edifici realizzati con delle capriate che abbiano una navata di 40 metri in totale, con una capriata che sia stata realizzata in piatto, per cui un piatto di 250 mm, spessore 25 mm, un profilo che non ha nessun tipo di inerzia. Queste sono state praticamente tutte stabilizzate attraverso un sistema di tensionatura, per cui una tensostruttura. Anche qui è stata un'opera che ci ha dato tutta una serie di soddisfazioni a livello di realizzazione. Per quanto riguarda invece il mondo della serramentistica, anche qui insomma la chiusura dell'involucro porta a realizzare delle soluzioni architettoniche che hanno delle incredibili. Qui ovviamente siamo alla mercé degli architetti, di voi professionisti che
insomma, cerchiamo di rendere fattibile quelli che sono i vostri sogni che in realtà mettete giù su carta, no? Per cui opere abbastanza importanti come chiusura dell'involucro, questa è una delle realizzazioni che abbiamo fatto, che è il Move Hotel di Mugliano, dove abbiamo realizzato tutte le facciate, i serramenti con sistemi misti in acciaio e alluminio, e tutti i rivestimenti in questo caso qui di questo edificio sono in legno. Voglio puntualizzare una cosa, prima faccio sempre un ragionamento di ricerca e sviluppo, perché il professionista fa delle proposte del solito, no? Cioè lui piacerebbe inserire un elemento all'interno di un contesto. Noi che cosa abbiamo? Noi abbiamo assolutamente l'obbligo, visto e considerato che i materiali li conosciamo tutti, di cercare e di capire se quella soluzione lì effettivamente è percorribile. È percorribile sotto che punto di vista? Non sotto il punto di vista solamente architettonico, meramente architettonico, per dare una risposta architettonica, ma sotto l'aspetto effettivamente della fattibilità e di quello che quell'elemento può dare come beneficio all'edificio, che è fondamentale, perché altrimenti andremo a mettere, praticamente installare un prodotto che non dà nessun tipo di beneficio all'edificio. In questo caso, lo studio che è stato fatto per il rivestimento installato in legno, che cosa è stato fatto? È stato studiato e verificato che il legno che avrebbe inserito all'interno di questo contesto qui avrebbe avuto nel tempo un degrado particolare, per cui l'abbiamo essiccato a 212 gradi di temperatura per cercare di asciugare i cristalli che ci sono d'acqua all'interno del legno, per renderlo questo con caratteristiche strutturali molto più importanti. Questo permette una vita del rivestimento molto più importante nel tempo, fermo restando che non ha nessun tipo di protezione alle intemperie, per cui il degrado, diciamo, del colore esterno del legno, quello avrà il suo naturale decorso. Però questo è sempre ricerca, questo non è un concetto, un modo di lavorare banale, no? Di porsi sul mercato, ok, mi è stato detto di fare questo, io faccio questo. No, mi è stato detto di fare questo, io mi metto a disposizione del professionista, noi ci mettiamo a disposizione del professionista per cercare assolutamente la soluzione migliore. Migliore perché? Perché effettivamente questo edificio abbia tutte quelle caratteristiche che poi dopo chi fa l'investimento si aspetta, perché ovviamente chi fa l'investimento si aspetta che questo sia molto bello architettonicamente, si aspetta che questo abbia dei benefici energetici, si aspetta che questo effettivamente abbia una durata nel tempo. Strutture di ogni genere, possiamo dire che in questi 20 anni di aver utilizzato qualunque tipo di soluzione tecnica, per cui di esserci messi in gioco in qualche tipo di situazione. Questa è una struttura molto particolare, qui stiamo parlando del Cinema Candiani a Mestre, un'opera che abbiamo realizzato qualche anno fa, dove questo ristorante che è sulla piazza, che va sulla piazza, è stato realizzato completamente in vetro. Quando dico completamente in vetro intendo che tutte le strutture portanti sono in vetro, per cui tutti gli elementi verticali ed orizzontali sono stati portati. Non bastasse, quando abbiamo finito di realizzare questa struttura, siccome l'avevamo ingegnerizzata e l'ingegnerizzazione ci aveva dato dei risultati, ma volevamo a questo punto mettere a confronto questi risultati per capire se effettivamente i risultati erano veritieri oppure no, perché non esiste ancora ad oggi, diciamo, un ritorno nel tempo a livello strutturale di come si comportano queste strutture. E con il mio amico Narviotti, che è qui presente, che all'epoca era capo cantiere, abbiamo deciso di fare un collaudo a tutti gli effetti, per cui una prova di carico su queste strutture. E la risposta che ci è stata data, e fra l'altro quel giorno c'era anche il ricercatore di Trieste sul vetro che ci ha seguito un po', accompagnato in questa esperienza, la risultante è stata incredibile, perché in realtà le strutture erano sfruttate circa al 20%, per cui avevano delle caratteristiche molto, molto più importanti a livello di performance strutturali. Prima vi ho fatto vedere una realizzazione di alcune facciate in fotovoltaico, per cui non solo un mero rivestimento, ma cominciare a integrare all'interno delle nostre strutture degli elementi che possano portare anche dei benefici energetici, non solo termici ma anche energetici, per cui trovare delle soluzioni tecniche che permettano di far sì che queste strutture in realtà producano qualcosa. Questo è un esempio importante alla Cambe di Dosson, dove abbiamo fatto una pensilina che ha delle dimensioni incredibili, la pensilina di carico-scarico merci, dove fra l'altro questa pensilina non poteva assolutamente fare copertura,
per cui abbiamo studiato e ingegnerizzato una struttura che avesse tutta una serie di pale che si potessero aprire e chiudere per far sì che questo qui in realtà non facesse volumetria. Per cui abbiamo dato due risposte, siamo riusciti a dare un volume al committente, ma siamo riusciti anche a creare un sistema fotovoltaico completamente motorizzato con il seguitore che permettesse ovviamente di creare, chiedo scusa se non ho la borsa, di creare quel fiore all'occhiello che il committente si aspettava, visto considerato che lui fa motori, per cui abbiamo integrato le sue motorizzazioni all'interno dei nostri sistemi e abbiamo creato questo mega impianto fotovoltaico completamente aperto. Strutture dell'involucro esterno, strutture praticamente a livello di carpenteria metallica, per cui tutte quelle parti strutturali, ma non solo, cioè anche quelle parti, diciamo, di architettura molto molto importanti, molto molto spinte. A volte mi domando come riesco a fare certe cose, come riusciamo a farle, però insomma dopo alla fine purtroppo qui si respira un'area importante che è quella della passione. La passione è fondamentale per tutto quello che noi facciamo ed è quel motore incredibile che mi porta avanti a fare tutto quello che stiamo facendo, per cui la continua ricerca, il continuo sempre rincorrere un qualcosa, un obiettivo sempre nuovo. Qui abbiamo realizzato per l'architetto Fuxas in un palazzo storico di Mantova, Palazzo Canossa, dove una volta c'era una volta che è stata abbattuta durante il periodo di guerra, e l'architetto ha voluto realizzare, riproporre di nuovo questa cupola bernardesca all'interno di questo contesto. Questa cupola è realizzata completamente in lamiera di alluminio, tagliata sempre al laser, e il bello di questa cupola, oltre ovviamente alla forma e alle dimensioni, perché sono oltre 500 metri quadrati, per cui insomma non è proprio piccolina, fra l'altro in un edificio che non è nemmeno regolare, per cui non è un rettangolo, il fatto di realizzare tutte quelle strutture di rinforzo che non sono assolutamente percepite all'occhio nudo, per cui uno che è all'interno di questo grande salone, quando guarda in alto la cupola, che poi dopo è retroilluminata, non percepisce assolutamente che queste strutture siano sostenute da qualcosa. Devo dire che Fuxac una volta ci ha fatto i complimenti perché ha detto che avevamo realizzato un'opera d'arte e a me insomma ha dato un chiaro di soddisfazione. Uno di questi esempi lo avete praticamente alle spalle e che è praticamente il decoro che noi stiamo proponendo nella grande moschea di Algeri, un decoro che poi dopo vi consiglio di dare un'occhiata perché ha tutta una serie di bassi rilievi molto molto importanti, e visto da distante vi fa capire, vi fa percepire che effettivamente ci sono tutta una serie di strutture di rinforzo sulla parte retrostante che non vengono assolutamente percepite, ma quelle strutture di rinforzo sono fondamentali perché quell'elemento non possa deformarsi nel tempo, perché poi dopo tutti i materiali sono assoggettati a deformazioni, tutti i materiali sono assoggettati a quelle che sono le caratteristiche strutturali per cui devono assolutamente rispondere. Strutture metalliche, per cui non solo un qualcosa di struttura portante dell'edificio, ma anche un qualcosa di incredibile. Qui siamo sempre all'interno di Palazzo Canossa, questo è un progetto di Fuxas, questa è una scala che lui aveva già proposto nel negozio di Armani a New York, ha voluto riproporla in questo contesto, in questo palazzo storico, è una scala che si estende per circa 3 piani in altezza e si muove nello spazio in una maniera incredibile, insomma lascio a voi giudicare poi dopo la finitura. Cosa stiamo facendo? Per cui tutto quello che abbiamo fatto e cosa stiamo facendo? Adesso in questo momento stiamo partecipando ormai da un paio d'anni alla realizzazione della grande moschea di Algeri, una mega struttura, una struttura che si estende in circa 1,5 km di superficie, una struttura che ha un costo finale di circa 3,5 miliardi di euro, una struttura che ha un livello di qualità che ha qualcosa di incredibile. Molto ovviamente questi signori se lo possono anche permettere, per cui insomma hanno fatto un investimento molto importante. Questo è il minareto che è alto 270 metri. Noi che cosa stiamo facendo all'interno di questo contesto? Stiamo facendo tutte quelle strutture, diciamo, che vanno a chiudere l'involucro, molto molto particolari, tutte quelle strutture che sono state customizzate, per cui studiate, ingegnerizzate ad hoc per quel progetto, per cui l'architetto ha detto io vorrei avere questo tipo di finitura, adesso tu
pensa a come farlo stare in piedi. Devo dire che la grande sfida in Algeria, e onestamente non me l'aspettavo, è stata quella sotto l'aspetto dell'attenzione che questi signori ci mettono sotto l'aspetto di ingegnerizzazione. Cioè, io mi aspettavo di andare in Nord Africa, di trovarmi l'africano di turno, che non capiva assolutamente nulla. Ci siamo trovati di fronte a una realtà che è circa 1000 anni luce davanti a noi. Cioè, questi signori qui investono nel concetto più fondamentale: studiare e ingegnerizzare le strutture prima di metterle in opera. Qui non parti con la produzione se tutto non è stato ben definito. Ed è la cosa più importante e naturale da farsi, ma è la cosa che noi non facciamo assolutamente, perché purtroppo nel nostro paese bisogna dire che facciamo l'esatto contrario. Noi di solito partiamo con la produzione e poi dopo penseremo a come ingegnerizzarla. E questo è una cosa, insomma, che non va proprio d'accordo con, diciamo, il concetto qualità, il concetto su cui noi ci siamo basati. Per cui, insomma, quella è stata una grande sfida che assolutamente ci ha permesso di far conoscere quelle che erano le nostre potenzialità e che ci ha dato, fra l'altro, una grande soddisfazione. Da qui abbiamo sempre detto, e torniamo sul discorso, poi chiudo perché altrimenti vorrei essere troppo lezioso, ma ci tenevo a raccontarvi chi siamo, perché è fondamentale, perché stiamo facendo un convegno sulla sostenibilità, ma che cosa c'entra la Maggiore con la sostenibilità? C'entra abbastanza. Allora, da qui abbiamo detto, noi in realtà realizziamo edifici a livello industriale, a livello commerciale, realizziamo edifici che abbiano determinate caratteristiche, determinate performance, ma perché non possiamo trasportare questo concetto al residenziale? Cioè, dove sta la difficoltà? Abbiamo un prodotto, un materiale che ha delle versatilità incredibili. E da lì, insomma, abbiamo fatto un po' un percorso di ricerca nel tempo, no? Finché a un certo punto un certo signor Jean Nouvel, che è un professionista, insomma, conosciuto un po' in tutto il mondo, si è presentato con la porta e ci ha chiesto di poter realizzare un prototipo di casa prefabbricata. Qual era il concetto del professionista di Jean Nouvel? Di esaltare quello che era il concetto di prefabbricazione. Cioè, lui voleva un modulo che arrivasse lì e fosse prefabbricato. Ok, una pronta casa commessa, ovviamente abbiamo cominciato a lavorarci col nostro sistema. A un certo punto abbiamo detto, sì, ma prefabbricato, cioè, cosa vuol dire prefabbricato? Vuol dire tutto, vuol dire nulla. Allora, cerchiamo di finalizzare, cercare di capire, di dare un senso, un valore a questo concetto di prefabbricazione. Per cui spingiamoci un po' oltre. Per cui cerchiamo di far sì che questo prodotto sia prefabbricato e che abbia una velocità di esecuzione, di assemblaggio importante. Per cui andiamo a studiare tutti quei particolari, quegli elementi che si possono assemblare con una certa velocità. Ma poi dopo cosa facciamo? Ci fermiamo lì? Cioè, che no, diamo una certa versatilità. Cerchiamo di capire se questo oggetto si può anche trasformare nel tempo, in orizzontale, in verticale, può avere la possibilità nel tempo di trasformarsi. Per cui abbiamo studiato e predisposto il nostro progetto con questo tipo di finalità. E da lì siamo partiti, abbiamo costruito il nostro prototipo, l'abbiamo presentato, è stato portato alla mostra nei giardini del Louvre, alla mostra internazionale dell'arte, e lì abbiamo iniziato il nostro percorso. Rientrati in casa, è stato venduto il prototipo, è stato portato nelle Filippine, i filippini hanno ricevuto il loro prodotto, l'hanno assemblato in cantiere e, insomma, hanno dato corso. E noi siamo partiti col nostro secondo prototipo e abbiamo detto, benissimo, adesso però cerchiamo di andare un po' oltre, cerchiamo di realizzare un prodotto e un prototipo che abbia tutte le caratteristiche di prefabbricazione, ma che abbia delle caratteristiche importanti e fondamentali, che sono quelle caratteristiche che sono dettate dal fatto della sostenibilità, cioè che sia un edificio performante, per cui noi lo davamo già per scontato, già l'abbiamo realizzato con Jean Nouvel, cioè lui non ce lo chiedeva, voleva che all'esterno ci fossero solo delle lamiere, ma che no, cioè cerchiamo di far sì che questo edificio effettivamente abbia le caratteristiche di una casa, perché a tutti gli effetti è una casa. Noi siamo partiti con questo tipo di concetto, dobbiamo realizzare un prodotto che sia una casa a tutti gli effetti. Per cui abbiamo realizzato i nostri paletti, che sono determinati tipi di performance, abbiamo detto, adesso l'abbiamo realizzato, cerchiamo di renderlo autosufficiente. Cosa facciamo? Cominciamo a inserire tutte quelle tecnologie che ci permettono di rendere autosufficiente il nostro prodotto, per cui l'impianto fotovoltaico, le batterie ovviamente che fanno l'accumulo dell'energia, tutte quelle vasche che fanno la raccolta dell'acqua piovana, le raccolte delle acque nere, le acque bianche, insomma tutti quei sistemi che permettono di rendere autosufficiente questo prodotto.
Io adesso magari poi dopo lo cerò a spiegare a Matteo, che altrimenti dopo lo spiego completamente tutto io. Il mio sogno era quello di realizzare un prodotto che potesse dare delle risposte, che potesse dare delle risposte soprattutto nelle emergenze, perché immaginatevi un prodotto che si riesce a montare in un giorno, nel momento in cui c'è un evento catastrofico tipo quello di un sisma, in una settimana si potrebbero dare delle risposte molto importanti. Adesso stiamo facendo un percorso di comunicazione per cercare di capire e di sensibilizzare ovviamente chi dall'altra parte decide poi che questo tipo di prodotto possa avere delle possibilità nel futuro, e in questo insomma stiamo lavorando. Per cui chiudo il mio intervento con questo. Noi comunque siamo sempre in lavoro, non ci stiamo fermando assolutamente. Ringrazio ancora tutti voi e passo la parola all'assessore, che insomma porta i suoi saluti dell'amministrazione. Grazie. Grazie Costanzo, buongiorno a tutti, buongiorno agli studenti per primi, buongiorno ai tecnici, buongiorno a dei colleghi e buongiorno al mio collega assessore dell'ambiente, soprattutto, quindi ben, siamo ben accoppiati in questa riunione. Costanzo, io ti avrei anche interrotto perché l'entusiasmo come ti smetti questa tua passione, come dici, la passione di questa azienda che da 20 anni sta, non è ferma, ma ricercando l'innovazione, veramente è appassionante e ci rende orgogliosi di averla qui in questo territorio. Per questo noi ti ringraziamo anche di aver messo qui le radici e da qui portare nel mondo anche il messaggio di Musile. Ti porto appunto il saluto del sindaco, come dicevi poco fa tu, il quale si è trovato bloccato a letto, mi ha chiamato poco tempo fa, ma vai tu a salutare perché guarda, non ce la faccio a muovermi. Per cui sicuramente lei è qui col pensiero. E ti ringrazio anche perché questa azienda, insieme alle altre aziende del territorio, collabora con la visione comunale per rendere questo territorio vivibile e anche nello sviluppo, come si diceva poco fa, civile e ambientale. Cosa vi posso dire? Io ho visto questo modulo abitativo, l'ho visto al Lago d'Iseo, ho potuto anche constatare la sua anche bellezza, la sua vivibilità, quindi sicuramente questa ricerca porterà a un abitare nuovo. Porterà un abitare che sarà in sintonia con l'ambiente, con le risorse che purtroppo questo mondo sta ormai esaurendo. Pensate, il 40% dell'energia, leggevo poco fa, viene sprecato e speso anzi nell'abitare. Non solo, l'abitare contribuisce anche ad aumentare, come dicevi poco su questo volantino, contribuisce anche ad aumentare l'effetto serra. Per cui questo vostro lavoro di ricerca, di costruire un modo di abitare che sia in sintonia con lo sviluppo dell'ambiente, tenendo conto che ormai siamo 7 miliardi di persone, è una cosa veramente che va valorizzata e va sostenuta. 20 anni non sono pochi, ma non sono neanche tanti, ma sono 20 anni vissuti, visto non fermi, ma vissuti nel ricerca. E questa passione che la tua famiglia ti adesso collaborerà appunto a questa crescita, sicuramente porterà nuovi sviluppi per l'abitare e per le costruzioni. Saluto i relatori, dicevo poco fa, in particolare saluto quell'architetto giovane, architetto Di Matteo, il quale avrà il compito di aprire questo convegno, e spero appunto che possa esserci una ricaduta anche per uno stimolo di fare attenzione al nostro ambiente. Grazie a tutti, buona giornata.